Il 23 maggio 1992, Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti vengono uccisi in un attentato. Questa è la loro storia. Prima di cominciare l'episodio, vediamo le tre parole di oggi. La prima parola è inchiesta. L'inchiesta è un'indagine fatta da un'autorità per conoscere, per trovare delle informazioni su un fatto importante. Per esempio, in un processo, un giudice può ordinare un'inchiesta per capire meglio come sono successe alcune cose. La seconda parola è magistrato, una parola che nell'italiano quotidiano della conversazione indica il giudice, è un sinonimo di giudice. Giovanni Falcone era un giudice e anche, ovviamente, un magistrato. Il giudice ha il potere di risolvere dei problemi, dei conflitti legali all'interno di un processo. E processo è la terza parola di oggi. Indica quell'insieme di regole e di azioni che risolvono legalmente delle controversie, dei problemi fra due soggetti. Uno, Giovanni Falcone e il pool antimafia. Negli anni 80, Giovanni Falcone era uno dei magistrati antimafia più celebri d'Italia. Era famoso per alcuni processi contro alcune famiglie della criminalità organizzata siciliana. Inoltre Falcone faceva parte, era un membro, del pool antimafia, un gruppo di magistrati che investigavano sui reati di tipo mafioso. Il pool antimafia era stato creato nel 1982 ed era composto da Giovanni Falcone e da altri tre giudici. Il pool era un piccolo gruppo in continuo collegamento. I membri di questo gruppo si dedicavano esclusivamente a quel tipo di indagini e firmavano tutti insieme gli atti delle inchieste.